Siamo tornati per gli assaggi, una nuova sfida oggi ci aspetta, eh? Vediamo se è il maschio. Dai, vai! Oh, niente, eh? Se vedevo che ci hanno portato oggi, è qualcosa di fantastico. Oggi, no, io non vorrei dire, però, finalmente ci hanno portato la patata. Ce l'hanno portata ham e cheese, ce l'hanno portata cheese e onion, ce l'hanno portata il nacho cheese, la tortilla. Allora, io ci metto tanto, regà, a leggere, perché poi magari sto qua preso da cosa per leggere tutto, questo è un aramaico antico, un altro un giapponese, un altro un filippino, un altro... Allora, me lo scrive direttamente, ci dice le Pringles e i gusti più strani in commercio in Italia. Allora, fidati di uno che le ha assaggiate tutte. Citiamo qualcuno. Allora, ham e cheese è formaggio e ham non so che sia. Boh, regà, voi scrivete sotto i commenti, qualsiasi cosa. Consigliateci, fateci trovare un altro tipo strano, sia di patatine che di altre cose. Diteci tutti i cibi che vi vengono in mente, regà. Io sto qua, assaggio e vi dico quello che sanno, se possono piacere, se vi consiglio, se vi voglio male vi consiglio uguale. Quindi c'è problema. Ham e cheese. Oggi sediamo alla patata, dai, eh! Quando io dico mi ci vuole il disegno, i Pringles mi hanno preso sul serio. Ham e cheese, c'è sta il maiale, quindi, regà, ve lascio immaginare. Questa, allora, queste invece sono formaggio e cipolla, ragazzi, cheese e onion. Sono molto buone, però se vedete, sono patatine, quindi... Raga, a parte che chi le conosce lo sa, sono buonissime queste patatine. Questa si sente tanto, tanto la cipolla, eh. Si sente tanto, però mi è rimasto il maiale di questa, perché pure questa si sente proprio a cosa di suino, proprio. Andiamo avanti con le tortiglia. Eccole qua, amici miei. Mi state a odiare perché queste piacciono, eh. Queste sono le classiche tortiglia al formaggio, però come ho già detto, senza una salsa magari queste così si possono scartare. Facciamo una breve piccola classifica: il suino, la patata di cipolla e formaggio come seconda, e come terza mettiamo questa qui, perché ho detto mi dispiace, sono buonissima, ma senza salsa non si può fare, raga. È come una carbonara senza guanciale, non si può fare, non si può fare. Detto ciò, mettete like, commentate alla grandissima, consigliateci, quello che volete voi. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione, dai, eh!